Ciao Luca, una partita equilibrata, ma da parte del Pisa tatticamente perfetta, sia nel primo tempo quando sono state anche numerose occasioni da gol, sia nel limitare diciamo, e intervenire sui passaggi insomma, a centrocampo, limitando anche i rifornimenti degli avversari. Poi nel secondo tempo la gara ha preso questa piega insomma, con l'espulsione di Mari, se ci fai anche un commento su questo, ma in generale su una gara che ha visto il Pisa sicuramente potersela giocare ad altissimi livelli. Sì, credo che sia stata una gara equilibrata, che noi abbiamo approcciato bene, abbiamo così, pressato molto la prima giocata del Genoa e soprattutto nei primi 20-25 minuti li abbiamo messi in difficoltà da quel punto di vista. E dopo il Genoa è venuto fuori perché è una squadra che ha qualità, che ha giocatori di grande personalità, però abbiamo limitato perché a parte l'occasione di coda con Puskas lì nella mischia non c'è stato niente. Nel secondo tempo siamo ripartiti molto bene, poi così, la bilancia si è spostata dalla parte del Genoa nel momento in cui c'è stata l'espulsione, però anche lì abbiamo rischiato, credo, soltanto in un'occasione, perciò credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Ciao mister, buonasera. Riprendo anche quello che diceva prima il collega, su un commento sull'espulsione di Marin e poi ti chiedo, la squadra davvero oggi ha dato anche una prova proprio di grande compattezza anche nella fase di non possesso, che era una cosa che davvero ci ha impressionato e che a questo livello alto qui non vedevamo da un po'. Beh, vabbè, se no. Siamo anche la squadra che ha avuto la striscia di partite senza prendere gol più alta del campionato, 5. Io non sono molto meravigliato dal fatto che abbiamo difeso bene. Nelle ultime due partite avevamo avuto qualche problematica, però in linea generale nelle ultime 17-18 partite abbiamo fatto sempre prestazioni di questo tipo, perché anche a Bari abbiamo giocato 25 minuti in 10. Il risultato è finito in parità, oggi con il Genoa lo stesso, abbiamo avuto la striscia di 5 giornate consecutive senza prendere gol e perciò abbiamo una fase difensiva molto buona. E su Mari sull'episodio di Mari. E da quello che ho sentito, dopo l'ammonizione c'è stata una parola di troppo, credo però che un arbitro bravo come Volpi, e lo è, perché è sicuramente un arbitro molto preparato, doveva così sorvolare, perché intanto la partita era agonisticamente forte, ma non era cattiva. E un vaffanculo non ha mai ammazzato nessuno, secondo me. Senti, invece ti chiedo un giudizio su Rus, che era tanto che non partiva titolare. Che No, ha poi. giocato una buonissima partita, deve avere più continuità, quello ovviamente dipende più dalle scelte che faccio io, perché è un giocatore che ha grandissime potenzialità e credo che oggi le abbia dimostrato di fronte a degli attaccanti bravissimi come George Puskas, Coda, Aramo, Gudmundsson, penso che le abbia difeso molto bene, di squadra e singolarmente. Buonasera mister, Buonasera. innanzitutto complimenti per la rimonta straordinaria che ha fatto con il Pisa. Lei ha Grazie. affrontato Bari, Parma e Cagliari ottenendo un pareggio. Oggi ha affrontato il Genoa con un altrettanto pareggio. Secondo lei il Genoa è la squadra più forte che ha affrontato, anche se il Pisa poi ha portato via sempre un punto, negli scontri diretti? No, mi ha fatto una grandissima impressione perché è una squadra di grande, mi sembra una squadra solida, perché noi oggi abbiamo in 4-5 occasioni recuperato la palla e di solito quando facciamo così facciamo gol, come è capitato nell'occasione del gol poi annullato per fuorigioco giusto di Berruato. E invece il Genoa, nonostante noi recuperassimo palla velocemente, si ricompattava subito e questo mi ha dato l'impressione di essere una squadra solida difensivamente. E poi ha enorme qualità e la possibilità di giocare in uno stadio che per forza di cose ti costringe
a correre, perché ti spinge in una maniera incredibile. Ti volevo fare invece una domanda sull'atmosfera, perché probabilmente questa partita può essere un po' uno spot per questo sport, in quanto insomma i tifosi delle due squadre hanno dato veramente una grande prova di spettacolo sugli spalti, al di là di tutto, quindi delle famiglie, gente di tutte le età, insomma. Assolutamente sì, è stato, ho notato durante il riscaldamento che praticamente le due tifoserie erano in pratica mischiate e ognuno faceva il tifo per la propria squadra, senza insultare i giocatori della squadra avversaria, che poi sarebbe l'ABC dello sport. Mi sento sicuramente di dover ringraziare i nostri tifosi, perché sono stati eccezionali in un contesto difficilissimo dal punto di vista ambientale, nel senso che i tifosi del Genoa spingono la propria squadra in maniera straordinaria. Loro sono riusciti a farci sentire meno soli di quello che ci si può sentire in uno stadio di questo tipo. Arrivederci. Yortur Hermanson, il Pisa porta via un punto con merito da Genova dopo una vera battaglia. Sì, è stata una partita bella per me. Sono due squadre forti che meritano stare così alta in classifica, quindi un pareggio giusto secondo me. C'era anche occasione per noi per vincere, però dopo l'espulsione un buon pareggio. Senti, in finale in uno in meno abbiamo sofferto, ti ho visto anche a un certo punto sei andato a incitare i nostri tanti tifosi al seguito per darci una spinta in più. Eh sì, è importante per noi, i nostri tifosi c'erano sempre tutte le parti dall'Italia, anche qua sono arrivati in tanti, quindi io voglio sentire sempre, anche quando manca così poco, loro danno una grande mano a noi. Stefano Moreo si era già presentato nella partita di Como, oggi un'altra trasferta, però in alcuni momenti sembrava di essere in casa e hai assaggiato un po' quello che è giocare nel Pisa. Sì, no, ho visto, sono arrivati tantissimi tifosi da Pisa, è bello, bello, perché già trovarsi in questo stadio di Serie A e avere tutto questo tifo a seguito ti dà una grande mano, e poi quando li senti che ti caricano è un piacere giocarci. Il Pisa porta via un punto da Genova, diciamo, con merito, anche perché ha dato tutto fino al 90esimo e oltre. Sì, 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 no, su quello la squadra ha dato tutto, è rimasta collegata fino all'ultimo secondo, cosa che magari ci è mancato a Como, invece nonostante fossimo uno in meno siamo riusciti a tenere duro e portare a casa un pareggio contro una squadra fortissima. Dopo un lungo corteggiamento sei arrivato in nerazzurro, ti aspettano tante altre battaglie, però lo hai già detto, le motivazioni sono altissime. Sì, 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 no, certo, finalmente faccio parte di questa grandissima squadra, sono contento di quello che ho trovato, del gruppo che ho trovato, dello staff, di tutto, quindi sono concentrato al massimo. Che l'arena da giocatore del Pisa. Sì, ci ho giocato molte volte contro, ma l'ultimo? Sì. Sabato prossimo contro il Sud Tirol scoprirai anche l'arena da calciatore del Pisa. Sì, non vedo l'ora infatti di entrare in campo e vedere l'arena bella carica come ho sempre visto da avversari.